Qual è il segreto di un trucco perfetto? Si parte dalla base. La cura della pelle è importante, perché da quello poi... Quindi prima di partire, insomma, è sempre bene curare la pelle moltissimo. Poi dopo cosa fa? Applica una sorta di primer, una base? Una base, un primer, e il fondotinta è forse la cosa più importante del trucco, perché è quello che uniforma e fa in modo che il trucco, anche da tutti i giorni, è una riga, un gloss e un fardo, ha già fatto tutto. Ed è un curativo, quindi comunque si basa la base è la cosa più importante. Che cosa sta facendo adesso? Quale tecnica sta utilizzando? Questo è un body painting e lo sto facendo con aerografo. È una tecnica molto novedosa e molto rapida per questo lavoro. Prima ha fatto un disegno di base, vedo, sotto? Sì, è necessario fare un disegno previo per ir seguendo il trazzo con il pennello e con l'aerografo, l'airbrush. È un'azienda francese che fa delle maschere per il viso, per il corpo. Due principi attivi differenti, e questa contiene propolis e pappa reale e l'altra invece contiene l'ematite, che è una pietra che viene utilizzata come effetto lifting e si può applicare sia su corpo che su viso. E si lascia agire una decina di minuti e poi si toglie, insomma. Io sto applicando questi gioielli temporanei di Goldsmith Jewels, che sono un prodotto 100% italiano, è fatto di 24 carati d'oro o 999 argento. Come vede, il modello addosso di due collezioni, abbiamo quattro collezioni totale. Abbiamo il tema tipo farfalline, la fatina, cose del genere, no? E dopo abbiamo una collezione arabesque, e macrame e fiori. Viene via con un lavaggio? Praticamente se uno mette e non piace può anche togliere subito con un scrub o qualsiasi tipo di olio. Invece va via normalmente con il tempo.